Buongiorno fanciulli e fanciulle, come state? E anche quest'oggi riprendiamo con i nostri video mentre io cerco di mettere a fuoco con il cellulare, ecco lo schermo qui, o meglio la nostra lavagnetta nera che è un valido e utile supporto. Vi ricordo che l'unico modo in assoluto per entrare in contatto con me, se vi va, non è che lo dovete fare per forza, è scrivermi all'email tarocchiviaggioalchemico@gmail.com, ma la trovate sempre qui sotto nei video, solo sul canale YouTube. O meglio, l'email è anche sul mio vero canale Instagram, il mio vero canale TikTok. Ma voi lo sapete che hanno fregato letteralmente i video e se li ripubblicano. Il logo lo stesso, il nome del canale uguale. Fate attenzione a non incappare in queste truffe. Non sono io, non posso impedirglielo. E ahimè, ognuno risponde alla propria coscienza. Però attenzione, non inciampate in questi guai. Ma non perché uno voglia giudicare un'altra persona, però il dato oggettivo è: ruba dei video, ruba un nome, ruba i contenuti, eccetera, eccetera. Non partiamo proprio bene a livello di onestà, direi, no? Quindi poi da lì consegue tutta una serie di considerazioni. Però via, noi concentriamoci sulle nostre cose, così vi spiego di cosa andiamo a parlare, su quale argomento andiamo a fare molte domandine per inquadrare la situazione al meglio. Vi ricordo che è sempre un video generale e generico, per quanto noi lo si voglia centrare sull'argomento, che può parlare in parte, può parlare totalmente. Questo potete farmelo sapere voi con i commenti, che a me fa sempre piacere leggere. Questo canale sono io, ma questo canale siete voi. E per chi non si è ancora iscritto, non costa nulla, solo un click. Mi fa piacere, se vi fa piacere, il fatto che possiate iscrivervi, perché mi aiutate a far crescere il canale. Il mio sogno è 100.000 iscritti, chissà, accadrà mai, non lo so, però è ovvio, un bellissimo sogno. E niente, poi c'è anche chi vuole le notifiche, clicca anche sulla campanellina. Se la campanellina, se me lo scioglilingua, non vi interessa, lasciatela lì. L'iscrizione però è un bel e buon modo, no, per presentarsi. Ok, cominciamo. Tu, lui, un grande amore, ve lo siete detti, e lui non lascia lei. Cioè, anzi, con te sì, ok, sei l'amante, a meno che, come hai già fatto o potresti fare o farai, poi ciascuno sa, vale per uomini, vale per donne, comprendete voi i ruoli. Non metti un punto, anzi, addirittura lui potrebbe dirti: brava, brava, metti il punto, metti la distanza, perché se ci vediamo di nuovo, caschiamo di nuovo, inciampiamo di nuovo, finiamo di nuovo in questa dinamica. Vabbè, io ci sto solo di facciata, ma all'atto pratico non cambi, perché non tagli? Che c'è? Quindi andiamo ad analizzare tutte le motivazioni, quelle che vengono fuori, ed eventuali sviluppi futuri, nonché eventuali consigli che le carte possono dare. Poi è ovvio, una premessa fondamentale per chi approccia questo tipo di discipline che non sono Vangelo e né verità assoluta, ma solo uno spaccato di vita, e quindi poi alla fine una delle tante prospettive e punti di vista sul nostro esistere, qui ci sono delle premesse che non possiamo ignorare. Causa, effetto, ovvero legge del karma e reincarnazione, cioè quello che per il corpo sembra tempo limitato, e se non accade ora il corpo va in disperazione perché dice non lo farò, non lo vivrò mai più, allo spirito poco importa tutta l'eternità e tutte le incarnazioni future per portare a compimento un suo progetto, solo che lo spirito lo sa sempre, lo sa anche nell'oggi, lo sa anche in quelle incarnazioni in cui certe cose si ricordano. Si riconoscono, ma non possono accadere. Poi c'è il libero arbitrio, quindi c'è anche un minimo di nostra volontà che può influenzare gli eventi accordandosi con lo scorrere del tutto, però non è detto quando sono cose a due che voi riuscite e l'altro pure riesce. Magari la resistenza arriva dall'altro. Perché? Perché karmicamente ha una dinamica con te, ma ha una dinamica anche con lei. Magari con te una fiamma, un'anima gemella, ma con lei ha un debito e quindi c'è una sorta di, diciamo, diritto di prelazione. Vabbè, queste poi sono anche cose, sono argomenti molto più tecnici, interessanti, soprattutto per i consulti personali, dove andiamo ad analizzare anche tutti questi aspetti che in un video generale a volte è difficile così considerare. Iniziamo dalle domande karmiche, va, vediamo un po' com'è questa situazione.
E la prima domanda in assoluto è cercare di comprendere a che cosa siete voi due destinati, al di là di quello che state vivendo in questo momento. Carte messe al dritto, ma interpretate comunque per come si danno. A cosa siete destinati voi due? Situazione di confusione, soprattutto a livello concreto e pratico. Questo 5 di bastoni. Quindi magari interiormente le cose sono tutte chiare, evidenti. Io lo so quello che penso, che è già un vantaggio, non sempre le persone lo sanno. Io lo so quello che provo. E però tutti gli inconvenienti, il caos esterno, come se noi fossimo dei saggi, no? Asceti in una automobile, mentre c'è il traffico intorno. Noi siamo proprio centrati, sappiamo tutto, non sbuffiamo, non succede nulla, però non riusciamo ad arrivare nel punto in cui vorremmo, dovremmo arrivare, il nostro punto di incontro, perché il caos è tutto materiale, concreto ed esterno alla nostra volontà. Necessità di prendere una decisione, quindi nei momenti in cui ti imponi in maniera corretta e giusta, lì dove di tutti gli arcani minori, quello che richiama di più in assoluto, in parte, l'energia dell'arcano giustizia è la nostra regina di spade, alla quale manca solo la bilancia, ma più o meno lo stesso tipo di atteggiamento, e noi sappiamo che il corpo all'esterno è il riflesso di una certa predisposizione interiore. Quindi, se c'è una vibrazione simile, si manifesta anche in un atteggiamento esterno simile, tu però hai ben chiaro come dovrebbero andare le cose. Quindi, sì, ok, tu mi puoi raccontare, tu lui, tutto quello che vuoi, mi puoi dare le tue giustificazioni, puoi anche argomentare in maniera confusa, il problema è il tuo, il problema non è mio, io vedo tutte le cose in maniera chiara, non perché sono migliore di te, sono coronata, è una corona di farfalle, forse io in questo dolore ci sono passata e ho anche attraversato una metamorfosi e sono uscita da questa metamorfosi cambiata dopo un dolore profondo. Io non nego che possano esserci le difficoltà, dice questa regina, ma vorrei agire, la gestualità della mano che non lo sta mandando a quel paese, ma sembra indicare una direzione dove tutte le nubi, la confusione è da una parte e poi c'è anche il cielo limpido, cioè tu la butti sempre in caciara, tu lui, e non ti muovi. Io riconosco che ci sono questi elementi contraddittori, la confusione è vera, ci sono le difficoltà, ma io vorrei agire concretamente per portare ordine e distinzione, come direbbe il nostro caro Cartesio, per poter vedere al meglio quello che effettivamente possiamo fare e cercare, sulla base delle nostre reali risorse e competenze, di ottenere quello che possiamo strappare alla vita, visto che alla fine non siamo una situazione alla luce del sole, lì dove non è assolutamente fermo per sempre quello che vi riguarda, ma è bloccato. Poi le carte, soprattutto le mie, sarà un caso, sono particolarmente simpatiche perché tra i tanti modi di comunicare, quindi evocativo, letterale, tutto quello che vogliamo, c'è anche quello ironico e simpatico, no? Abbiamo parlato di traffico, siamo imbottigliati nel traffico e che fai? Non ti tiri fuori subito un arcano maggiore che è un carro fermo? E questo carro fermo ha dentro che cosa? Una persona regale, e quindi mi richiama più lei, saggia, che sta lì, tranquilla. Cioè, tu potresti resistere in questa tua presa di posizione per molto tempo, addirittura proprio con quella lucidità che lui potrebbe anche intendere come apparente cinismo, quella freddezza che è solo consapevolezza di quello che effettivamente c'è. Se al momento quello che mi dai è questo e non segue nessun movimento, quindi è tutto fermo. Nessun comportamento, ma io che cosa dovrei fare? Io posso solo dare un taglio e prendere le distanze. Separo me da te, ma ti metto nella condizione di decidere se mi vuoi seguire. Fino a quando io sono attaccata a te, tu sei attaccato a me, lì dove, no, le strade non coincidono, ci facciamo del male a vicenda, perché si crea uno strappo. Allora, tutte e due liberi da questo carro, non stiamo andando nella stessa direzione, evitiamo di far casino, ognuno riprende la sua strada. Ma lui, al di là di tutto, visto che il percorso è comune, non è fermo, da qualche parte vi porterà, anche se è molto rallentato,
Ma lui teme di perderti, anche per capire poi, continuando, a che cosa effettivamente siete destinati. Lui ha paura di perderti. Questa è una persona, questo uomo, è un individuo che deve muoversi. Anzi, tutti i guai che sta passando sono proprio necessari, li deve attraversare perché dovrebbero diventare con il tempo quel fastidio che deve costringerlo, visto che non si muove, ad abbandonare una zona di comfort. Io ho tra le mani il mondo, il mio mondo, che è anche un qualcosa attraverso cui potrei orientarmi per andare verso il nuovo mondo, imbarcarmi in un qualcosa di nuovo che potrebbe condurmi verso che? Soprattutto se ti perdi. Perdo di vista questo mio stare all'orizzonte, cercando con gli occhi e non trovando più, potrebbe costringermi anche solo per paura a mettermi in cammino. Vediamo cosa accade. Beh, sicuramente l'agitazione cresce, anche se lui è coriaceo, è radicato e fermo, due di bastoni, tre di bastoni. Cioè, rimango a guardare l'orizzonte, qui forse mi agito leggermente un pochino in più, non si capisce, un pochino di più. Devo partire, ma non parto. E che cosa mi fa paura? Quello che ho davanti, e che cosa ho davanti? Non ho la terra che stringo tra le mani, perché a me la terra mi dà sicurezza, ecco perché poi rimango nella mia condizione di facciata, che è anche una zona di comfort, in una storia nella quale mi sono radicato, non mi riconosco, però no, è terraferma sotto i piedi, come se gli venisse il mal di mare a mettersi, no, in cammino. Mi fanno paura i sentimenti, l'acqua. Cioè, qui noi vediamo un qualcosa di giallo, fa pensare quasi a un deserto, ma in realtà è un lago, è un mare, è d'acqua, ci sono barche. Quindi questa persona abdica alla possibilità di immergersi totalmente in un sentimento e sceglie, preferisce a volte anche l'aridità, ma la sicurezza della terra. In questo caso come simbolo, quindi anche una immobilità, un atteggiamento conservatore, un atteggiamento materialista e pragmatico. Cioè, io sono un pavido, non mi incammino, però perché sto in questa posizione? Perché ho questo atteggiamento di uno che non riposa, cioè che ha la terra ma sembra non avere terra sotto i piedi, no? Quasi fosse agitato, lì dove tu hai la capacità per fortuna di andare avanti e quindi la distanza la metti e mi metti nella condizione di temere di non vederti più all'orizzonte. Di conseguenza, questo uomo sente che tra di voi c'è un legame, siete destinati a qualcosa, lo sente sì, però vorrebbe il miracolo. Cioè, qui dobbiamo fare un passo a testa e un passo a testa ci avviciniamo in maniera del tutto speculare che se andassimo a dividere la carta a metà ci darebbe perfettamente riflesso l'uno dell'altra. Invece no, io vorrei rimanere in questa mia posizione, quindi se per caso per te è facile fare quel passo indietro, rimani al fianco. Cioè, facciamo così, tu non ti incamminare, perché così non mi fai sentire, no, lo strappo, non mi sento neanche troppo in colpa. Quindi se tu rimani, io non mi sottraggo e qui tutto il discorso anche dell'amante e non amante, cioè se tu ci stai, io non è che posso proprio lasciare la mia storia ufficiale, perché adesso è tutto un casino, sappio anche dei doveri nei confronti di questa persona, però io mi sento unito a te, cioè abbiamo la stessa sorte e quindi la stessa strada. Riposiamoci un po', no? Fermati anche tu qui nella piazzola dell'autogrill con me, dai, ristoriamoci uno a fianco dell'altra. E da cosa nasce cosa? Cioè, qui, se tu gli vai incontro solo tu, lui ovviamente che non si muove né per fuggire né per incamminarsi, lo trovi e lo trovi più che disponibile. E poi l'elemento terra è anche la concretezza e la fisicità, cioè anche l'elemento sì, un po' passivo, però è quello fertile, cioè le cose scattano, qui i frutti arrivano, intesi anche come conseguenze della vostra affinità profonda. Però lui non sembra intenzionato a fare la sua parte, dove questa carta vuole che tutte e due si faccia la propria. D'altronde, se nel carro si muove un cavallo solo, una sfinge sola, o vanno in direzioni differenti, ecco, il carro si ribalta. Ora, quindi il vostro destino, al di là di questo suo atteggiamento, e ora vediamo i sentimenti per te, i sentimenti per l'altra, cosa dovresti fare effettivamente?
È un destino che comunque vi vede assieme, anche se lui spera nel miracolo con, no, il sedere pesante, il culo di piombo. Ora non so se YouTube ci vorrà censurare. Cara mia, allora vediamo cosa viene dopo questa carta. Ma una cosa è certa: quello che la regina di spade sembra suggerire fin dall'inizio, ed è proprio un'indicazione, è come se io ti stessi sussurrando all'orecchio. Caro mio, dai, prendi questa decisione prima che la vita si imporrà con una decisione presa da lei, cioè prendila liberamente. Evitiamo, no, di firmare un mutuo, karmicamente parlando, paghiamo quello che dobbiamo pagare, che è una cifra, no, diciamo, tonda, cioè un tot, perché il mutuo vuol dire che con il tempo, no, crescono gli interessi. Quindi diamo un taglionetto adesso, affrontiamo quello che è chiaro da quello che non è chiaro, separiamo tutto, affrontiamo le cose, cerchiamo di impegnarci, sia un sacrificio, ma magari risolviamo prima la questione, perché a un certo punto arriverà l'esattore karmico delle tasse a pretendere. Poi che facciamo? Dilazioniamo nel tempo? E quello che non riusciamo a fare in questa incarnazione, neanche nella prossima, neanche in quella dopo? Morte e rinascita, prossima incarnazione è plausibile. Sì, un inizio, una ripartenza, vediamo un po', non è neanche semplice, perché lui è chiuso, assolutamente, beh, più chiuso di così, in più le carte pure al rovescio, cioè proprio negazione dell'evidenza. Anzi, va detta una cosa. Perché? Quando hai un talento e non lo sfrutti, ti verrà tolto e verrai penalizzato, penalizzata. Il talento, la moneta, la parabola, prendiamo tutto, perché tutti gli scritti religiosi, poi con le debite distinzioni, sono dei precetti comunque esoterici. Lui ha una grande occasione in questa incarnazione, questa sorta di incarnazione di mezzo tra quello che è stato e quello che sarà. Se si gioca male la sua opportunità, nella prossima, quella ripartenza è ripartire con i punti di penalizzazione. Non stai neanche più in Serie A, non sei neanche l'ultima della Serie A. Mi parti dalla Serie C. Ora, questo non vale per te, ma essendo un discorso a due, è come se tu stai nel punto d'arrivo. Questo era a Roma e ti doveva raggiungere a Napoli. Nella prossima incarnazione, questo lo fanno partire da Vienna e tu stai ancora lì nel punto d'arrivo ad aspettare lui. Cioè diventa uno strazio pure per te. Ecco perché poi a livello profondo, quando c'è una connessione molto forte, uno dovrebbe inviare amore incondizionato, pace, luce, tutte queste cose. Cioè dovrebbe cercare di risvegliare, non appesantire, la consapevolezza dell'altro, evolvere e quindi cercare di migliorare in prima persona per facilitarlo, visto che i nostri raggiungimenti in parte come diapason, no, si ripercuotono sulla persona che c'è più affine, più vicina, più simile. Quindi gli danno una sorta di sostegno, di aiuto. Sì, vabbè, è vero, dice, io faccio il doppio dello sforzo, però un domani, quando si tornerà ad essere un tutt'uno e ci sarà un'unificazione dello spirito e ci si incarna con lo spirito, vabbè, questo è un discorso molto profondo, però diciamo che quello che tu guadagni e che sembra stai regalando a lui, te lo ritrovi tu con gli interessi tu poi nel futuro, non gli interessi del mutuo, ma gli interessi di un risparmio molto importante. Questo è proprio chiuso, 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 chiuso. Ora, qual è il problema? Prima dei sentimenti, andiamolo a vedere, perché questa non è questione voglio bene a te, voglio bene a lei, no. Qui è proprio, mi sono chiuso in un mondo immaginario in cui me la canto e me la suono, mi racconto delle verità, me le faccio andare bene. Qui almeno lo guardavo l'orizzonte, poi non avevo il coraggio, no, di affrontarlo. Qui a un certo punto paranoia, go-go, benda, non vedo più, tutto quel liquido proprio scompare, non esiste, io nego proprio il mare dietro di me, cioè gli do proprio le spalle. Quindi io ero anche rivolto nella direzione corretta, mi giro pure al contrario, quindi altro che retrocessione. Ed è un peccato perché qui parliamo proprio della ripartenza della prossima incarnazione. Caspita, che energie! Andiamo a vedere un attimo. Quindi il vero motivo karmico profondo di questo blocco, di queste sue paranoie, da dove viene? Cioè, che cos'è che lo frena a questo modo? Perché lui è convinto di quello che pensa, che sente. Lo vive con proprio partecipazione. Come, no, il malato immaginario. Boh. Però sono cose che accadono. Ora, qual è il vero motivo di questo tipo di atteggiamento? Mettersi a nudo, la sorpresa, la novità.
ciò che è nuovo, ciò che inizia. Non gli piace questo. Nell'atteggiamento che abbiamo detto di prima, la terra, il corpo, il fisico, no? Polvere eri e polvere tornerai. E alla terra torna. Ma è l'atteggiamento conservatore di chi non vuole perdere i propri abiti, le proprie abitudini. Questo uccellino porta una notizia, una novità ed è una carta 13. Comunque, anche se si tratta di una sibilla, possiamo anche estrapolare questa morte e rinascita e un atteggiamento di saggezza di un pellegrino, di un eremita che dovrebbe mettersi in movimento e qui davanti che cosa ha? Un'anfora che non lo ricorda, vaso, bicchiere no, bicchiere lo possiamo mettere noi nei tarocchi moderni e contemporanei, vaso, anfora, tutto ciò, coppa, ecco, non bicchiere, coppa, tutto ciò che è contenitore. E non ci interessa Freud perché Guénon ne dà spiegazioni molto più interessanti. È comunque il cuore, ha a che fare con il cuore, cioè è come se lui volesse mantenersi in una condizione di caos sentimentale, cioè contesto bene fisicamente, anche animicamente, ma vorrei solo la sessualità perché non riesco a lasciare lei, che però è una cosa di facciata, ma allo stesso tempo lo voglio tenere perché è come se fosse un trofeo. Allo stesso tempo, questa situazione incasinata mi mette nella condizione di dire: beh, dovesse passare la terza, sono un uomo libero. Cioè, questo è tutto tranne che libero, perché poi alla fine non vive bene nulla. Quindi, questo conquistatore che vorrebbe stare sempre lì sul pezzo, no? L'uomo delle eterne partenze rimandate. Cioè, sto là con il mio mondo tra le mani, potrei sfidare la sorte e alla fine io che sono causa della mia stessa fortuna, in questo caso avversa, resto fermo. E poi, quando non voglio riconoscere l'evidenza delle mie azioni e conseguenze, io do le spalle al sentimento. Ora, ma lui ne ha consapevolezza o agisce realmente, diciamo un po' come in una sorta di sindrome di Stendhal, ma non a livello estetico, ma in questo caso in realtà statico, però proprio suo, di vissuto interiore. Dolori, afflizione, si porta un dolore, un tormento. Qualcosa che ha visto, sentito, qualcosa che potrebbe avere a che fare con lui da piccolo, qualcuno che lo ha costretto. Allora, quando si viene messi a nudo, si viene un po' costretti a mostrare qualcosa di noi che magari potrebbe non piacere, nel quale non vogliamo in questo qualcosa riconoscerci e quindi con grande fatica noi indossiamo degli abiti, sono tutte metafore, proprio per costruire non tanto il personaggio, poi diventa un personaggio, ma per costruire la persona che siamo. Allora, qui abbiamo delle donne, abbiamo comunque tre individui che parlano, conversano in maniera molto serena, tranquilla, non hanno problemi a mostrarsi. E ce n'è un altro piccolino rannicchiato come in questa carta, biondino in un angolo, come se lui in qualche modo nella vita, forse anche da piccolo, non lo so, ha sempre vissuto delle situazioni parallele contemporaneamente. Qui potremmo riprendere anche l'immagine del carro. Lui per funzionare deve avere sempre due situazioni, una a fianco all'altra, una alla luce del sole e magari anche di facciata, quella no, con i vestiti, con il personaggio, e poi una nascosta, privata, sotterranea, segreta. E una un po' losca, un po' inconfessabile, quindi sembra proprio come nutrire due aspetti di sé, cioè io sono un individuo alla luce del sole come gli altri si aspettano che io sia e quindi mi costruisco una realtà che poi è anche una facciata ed è una farsa. Però poi io ho delle passioni, delle pulsioni, dei sentimenti che per qualche strano motivo non riconosco, cioè li conosco ma non li riconosco tali da viverli alla luce del sole. Quindi ho bisogno anche del contesto tossico, malato, di dipendenza, perché è in quel contesto che io riesco a viverli. È come se fosse una scenografia, cioè in un contesto differente, il rapporto tra me e te, ecco, per me non risveglierebbe lo stesso tipo di percezione, di sensazione. Quindi io ho bisogno, proprio come un bisogno, cioè le mie due nature si nutrono di due alimenti differenti. E sono due voci dentro di me, due o più voci. Qui abbiamo conversazione, quindi le voci, tre persone, vuol dire anche comunque una dualità, una molteplicità. Quindi ci sono più voci dentro me
che di volta in volta prendono un pochettino il sopravvento l'una sull'altra, come atteggiamento psicologico e vissuto interiore, che fanno sì che in fondo, se io ti ho a fianco, io amo conversare con te, stare con te. Il linguaggio è uno scambio simile alla sessualità, dove io entro in te, tu entri in me con il tuo dire, con il mio dire, e si crea ovviamente come considerazione finale una sorta di figlio che è la sintesi di quello che dico io e quello che dici tu. Quindi parlare è entrare in intimità. E in questo caso prendiamo questa immagine come il suo bisogno di entrare profondamente in intimità, in questo caso anche con te, e se l'occasione c'è, lui non si tira indietro, sembra anzi una di quelle persone che dice: sono un recidivo, allontanati tu perché se no non ne usciamo più. Però vuol dire anche che lui non vuole cambiare. Cioè, come se lui riconoscesse questa sua condizione e in fondo l'accettasse e non la mette in discussione. Ora, prima di vedere i sentimenti per lei e per te, e se con lei finirà e che cosa puoi fare tu, io voglio ancora capire una cosa. In questo caso, questo tipo di atteggiamento, con il tempo, lui potrebbe riuscire a superarlo? Beh, non è semplice, perché è frutto di un dolore, di un malessere. Quindi abbiamo detto zona di comfort, situazione tossica, dipendenza, è un po' una sorta, potremmo dire, non di feticismo, cioè stare in questa condizione esistenziale, che io riconosco anche come sbagliata, per me è una cosa connaturata, cioè una cosa che mi appartiene, cioè io funziono così, quindi non è un qualcosa che posso correggere. Cioè non è che io cammino male con la gamba in un modo perché mi do un tono nel camminare, no? No, magari la mia gamba è proprio così e io cammino un po' sbilenco, non so, per usare un'immagine. Infatti è difficile, e qui è il problema, fedeltà ai propri abiti, in questo caso, togliersi di dosso le abitudini, gli abiti del nostro conquistatore. Ora, andiamo a vedere un attimo una cosa. Tre carte, sentimenti per lei, tre carte contestualmente, sentimenti per te. Sentimenti per lei, esistenza, mutamento, fiducia. E ora cerchiamo di comprendere meglio. Ci sarà un qualche cambiamento alla lunga. Un desiderio che si avvera, il concetto del desiderare con una fede talmente radicata e forte, il saper attendere che arriva il cambiamento. Però dobbiamo capire che tipo di cambiamento. Magari lui a volte ci pensa e ipotizza una realtà diversa per il futuro. Però una cosa è certa: se io spero nel miracolo, me la prendo la realtà nuova se arriva come dono dal cielo, ma non mi sto muovendo io, sto facendo qualcosa per farla accadere. Quindi poi le tempistiche della ruota, che fa il paio un po' col carro, di ciò che si può mettere in movimento, sono ancora più lente, perché aiutati che Dio ti aiuta, ma io non mi sto aiutando per nulla, sto fermo lì, guardo, spero, no? Nella stella cadente, nel desiderio, ho una fede incrollabile, però sto lì a pregare, ma non faccio nulla. È come se io ho fame, no? Sto in una condizione, è come se io avessi fame, stessi in una condizione di preghiera e potrei, che ne so, andare a casa di un parente e chiedere un pezzo di pane. Allora mi metto lì in chiesa, prego, 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 il pane non arriva mai, ma io non sono proprio di una fede incrollabile, resto lì e prego, però non faccio nulla. E il buon Padre Eterno potrebbe volermi dire: guarda che io ti ho dato un'intuizione, forse ti è sfuggita nel mentre pregavi, guarda che lì a fianco c'è tua sorella, tuo fratello, e vatti a prendere un pezzo di pane e non rompere le scatole a me. Non sono mica la Caritas, cioè sono loro che lavorano per me, non io per la Caritas, a parte le battute. Però il punto è quello: qui c'è proprio un'immobilità che poi è un raccontarsi storie, è un giustificarsi nei propri atteggiamenti, è un essere indulgenti con se stessi per debolezza, per tutto quello che uno vuole riconoscere a questo uomo. Però, ahimè, non è una cosa che aiuta. Sentimenti per te. Pazienza, qualcosa verrà alla luce. Abbiamo qualcosa nella pancia di questa fanciulla, la situazione è comunque gravida. E cosa viene alla luce? Proiezione, io verso te, tu verso me, i corpi sono distanti, gli spiriti sono uniti.
Noi ci proiettiamo sull'altro nel bene e nel male. Proiettiamo quello che siamo. Siamo identici, ci specchiamo. Io questi sentimenti posso anche non assecondarli, ma non posso non sentirli. Li posso negare finché non sono evidenti al 100%, ma prima o poi qui saranno evidenti. E non potrò negare più nulla, quindi lì subentra, se non mi metto in gioco ora, il rimpianto. Perché questa è anche morte e rinascita, il bambino che deve nascere, e poi che facciamo nella prossima incarnazione se tu mi riprendi pure penalizzato? E infatti il problema è questo. Il problema è trattenersi. Se questi sentimenti venissero lasciati liberi di esprimersi e non contenuti, trattenuti, questa pienezza diventerebbe abbondanza all'esterno. Siamo nella fase del seme che ancora non si fa frutto. Ora andiamo a vedere una cosa, ma questi due, loro due, potrebbero alla fine separarsi, lasciarsi. Beh, un evento è nell'aria, non lo possiamo negare, è la terza volta. Si dà all'inizio come regina di spade, si dà due volte con la giustizia. Qualcosa che la vita stessa sta per far accadere, lì dove se la decisione non l'ha presa e non la prende lui, la prenderà la vita. E che cosa accadrà? Magari verrà scoperto tutto quello che è successo, ci sarà il caos, non so, ora viene fuori la carta della torre, della morte, cioè litigano, si allontana lei, che cosa succede? Ecco il caos. Allora abbiamo iniziato con delle carte che stiamo riprendendo perché evidentemente lo sai quando è che succede qualcosa? Quando tu prendi definitivamente la distanza rimanendo coerente con un atteggiamento di distacco interiore oltre che distanza fisica e silenzio, che non è ghosting, non è silenzio punitivo, non è rancore, no, è andare avanti con la propria vita. Perché adesso riesce a resistere, non siamo ancora in quel punto di fragilità tale per cui tutto salta, ma tra un po' lui lì all'orizzonte non ti vede più perché tu ti sei incamminata verso il tuo futuro. Questo va nel pallone più totale e questo ti viene a cercare lui, allora lì tu avrai potere e ti potrai imporre, non con, diciamo, autorità. Ma in modo autorevole, ecco, non autoritario, ma autorevole sì. E soprattutto potrai mettere sui piatti della bilancia pro e contro della situazione attuale per decidere assieme cosa fare. Lui non può tornare a elemosinare qualcosa se non dà qualcosa in cambio. Potrebbero lasciarsi? Lui non la vuole lasciare. Lui ti cercherà per fare pace con te, rimanendo ancora fermo, radicato e ancorato nella storia che ripete: non la posso lasciare, non la posso qua e là nei suoi confronti. Devo l'atteggiamento di personaggio legato al concetto di terra come proprietà, come potremmo dire anche semplicemente possesso, non solo proprietà. Cioè, io sono quello che ho, per quello che ho. Se quello che ho non c'è più, anche io non sono più me stesso. Quello che io trattengo mi serve per comprendere chi sono. Perché sono insicuro. Se non mi radico, io sento che mi disperdo. Se non mi appesantisco, non percepisco il mio essere. Cioè io devo soffrire per sapere che ci sono, un po' come il masochista. Però, tra di voi la chiusura definitiva non la vedo proprio per nulla. Con tutto che lui lo vedo ancora immobile e fermo da qui ai prossimi mesi, con un sacco di giustificazioni carine da sentire, credibili, ma fino a un certo punto. Qualcosa di più concreto, però allo stesso tempo, se ti perde e deve fare lo sforzo di recuperarti, potrebbe metterlo in campo. Ora vediamo che tipo di atteggiamento ti consigliano le carte. Sì, qualche gesto più carino, anche se la carta è al rovescio, con la promessa di cambiare, anche se io il cambiamento a breve non lo vedo. No. Allora, il punto è questo. Tu potresti riuscire persino a strappargli la promessa di cambiare, lasciare andare e cominciare. A chiacchiere te lo dice, ma poi alla fine resta fermo in questa posizione, continuando a raccogliere gli stessi identici frutti, le stesse identiche conseguenze, perché poi l'atteggiamento suo non cambia. Se non cambio l'input, neanche quello che poi mi torna indietro. Ora. Il comportamento
che le carte ti consigliano. Allora, anche a costo di apparire cattiva, ingiusta, scorretta, tu, non lui, voltare le spalle, fare il passo indietro, devi bluffare, cioè le carte per raggiungere l'obiettivo che vuoi, smuovere il carro, mettendo entrambi nella condizione di portarlo avanti nella stessa direzione e magari stringere, sebbene in un futuro prossimo, questa coppa di vittoria è bluffare ora. Sparire, scomparire prima, diminuendo presenza, coinvolgimento, tutto quello che vuoi. E piano piano davvero anche indossare un atteggiamento che lui potrebbe non condividere e additare come scorretto, meschino, cattivo, ingiusto nei suoi confronti. Cioè, passa dalla parte di quella che è la cattiva della storia. Perché devi mettere lui nella condizione prima di lamentarsi, poi però quando si ritrova senza nulla, di mettere in discussione se stesso. Quindi, poiché ci facciamo da specchio e la carta della proiezione lo ricorda, mostragli quello che lui è con te, cioè dai a lui l'energia che lui ti fa arrivare dai suoi comportamenti. All'inizio non lo comprende, ma alla lunga l'inconscio, facendosi consapevolezza, gli porterà questa informazione proprio dinanzi agli occhi. Perché se qualcosa può succedere tra voi, la coppa, la pancia, la pazienza, quella situazione gravida, è che qualcosa che è dentro diventi evidente all'esterno. E questo vale pure per lui. Caspita, che situazione! Bene, aspetto riscontro. Un bacio, ciao.